C'è il razzismo in Italia? Il razzismo, secondo lei, c'è in Italia? Ma io non vedo nessuno. Non vedo nessuno, qualcuno per capriccio, qualcosa, ma nessuno vuole male a altre persone. Loro si devono comportare bene, sì. Non si comportano bene. Che rapinano nelle case, che fanno una cosa, che fanno un'altra. È inutile. E abbiamo molto popolo qui in Italia che non lavorano, vanno a fare le rapine e tante altre cose. Il governo deve prendere il provvedimento su questo fatto, perché il popolo non ce la può più. Non sei sicura di uscire la sera. Allora c'è razzismo, secondo lei? Ma dei stranieri, però. Secondo lei c'è razzismo in Italia? Sì. Stranieri, quelli lì, è capace di tutto. Tra gli italiani non c'è razzismo, secondo lei, allora? Qualcuno chi lo sa, per spavaldità parlano, ma se no gli italiani non dice niente a nessuno, guarda. C'è il razzismo in Italia? Sì, parecchio. Sì. Sì, sì. No, non c'è. È loro che non si comportano bene. E questo è il fatto. Se si comportano bene, tutti ci danno un aiuto. C'è il razzismo in Italia? No, non c'è. No. Tantissimo. Non lo so, guardi, io sono straniero. Loro non si adeguano a noi, perché loro sono diverse da noi. Non gli piace il lavoro, specialmente i romeni, non gli piacciono il lavoro. Io tanti non conosco e tanto ne fanno. Penso che dappertutto ci sia una forma o l'altra di discriminazione, razzismo, chiamiamolo come vogliamo. In Italia la situazione è sicuramente italiana. Oddio. C'è razzismo in Italia, secondo lei? Io sono meridionale, per cui che devo dire? Secondo lei c'è o no? Ci sono problemi con gli extracomunitari da risolvere, per cui non è una questione di razzismo, è una questione semplicemente di levare i criminali dalle strade. Non penso che vuol dire essere razzista, no? Di quella gente lì non sei sicuro, non siamo sicuri nessuno, perché tanti italiani avevano fatto amici con questi, qualcuno di questi qui, è andato in casa, li hanno rapinato, l'hanno portato al bar, poi gli hanno dato le botte, ma non possiamo avere la fiducia. Penso di sì alla fine. C'è il razzismo in Italia? C'è il razzismo in Come Italia? No? C'è dappertutto. C'è il razzismo in Italia? È un po' sì. Sì. Secondo lei c'è? Sì. Il razzismo forse non si tollerano le persone, non è proprio una forma di razzismo. Riprendo qui, non riprendo. Vabbè. Diceva? Non è proprio una forma di razzismo, però... non è proprio razzismo. Via, però c'è parecchio. Io sono la prima. Lei è razzista? Non è proprio un razzismo. Come dicevo prima, non saprei come definirlo. Una forma di intolleranza. Esatto, sì. Sì, perché ci sono persone che non si sanno comportare. E se noi andessimo nel loro paese, magari... cioè, certe cose non le potremmo fare, invece loro si permettono oltre. Razzismo, sì. Dappertutto c'è razzismo, sempre esiste il razzismo. Peccato che il razzismo non è fatto verso chi fa i danni, ma verso persone anche che non c'entra niente. Ah, non lo so. Ci sarà. Signora? Ci sarà. Sì, secondo me sì. Secondo lei? Sì. C'è buono e cattivo. No. Insomma. Grazie. Penso in un certo senso
non tutti la pensano nella stessa maniera. Io onestamente penso che nel cuore nessuno lo sia. No, no. Secondo lei? Secondo me sì. Secondo lei c'è il razzismo in Italia? Sì. Un pochino c'è. Ahimè, purtroppo sì. C'è razzismo in Italia? No. Signora, scusi, una domanda. Secondo lei c'è razzismo in Italia? C'è il razzismo in Italia, secondo lei? C'è sì, il secondo me sì, Italia. Probabilmente sì, ma da entrambe le parti. Il razzismo in Italia c'è? C'è come? Certo, purtroppo è determinato sì. dalla... Sì. Secondo lei c'è? Sì, abbastanza. Non lo so, per me no. Sì, guarda. C'è il razzismo in Italia? Sì, lei? Sì. Parecchio, molto. Sì, sì, troppo. Anche secondo lei? Sì, sì. Troppo, sì. Ce n'è troppo. Sì, sì, ce n'è molto. Ce n'è abbastanza, purtroppo. Molto. Grazie. Molto razzismo. Sì, sì, sì. Sì, decisamente sì. C'è. Sì. Sì. No. Come? C'è il razzismo in Italia, secondo lei? Non lo so. Oddio. È un pochino. C'è il razzismo in Italia? Abbastanza. A voglia, soprattutto a Bologna. Razzismo, nazismo, i neofascisti, i neonazisti, tutto quello che vuoi. Grazie. E niente, e poi era rossa a Bologna, una volta. Ciao. C'è razzismo in Italia, secondo lei? Cosa c'è? Razzismo. Ma va là.